Forza! Vedi? Oh! Cavato il chiuso praticamente. No, 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 vieni, c'è. No, vieni. Ho bloccato Marcello. Tu è a cavallo della notte. C'è stato Marcello. Si sono fatto la puntata più sotto là. Qua, Mario, ciao! Buongiorno! Dovendo correre che sta arrivando, allora, fermati un attimo! No. Un minuto non lo fai, proprio un minuto! Questa cosa, quest'area picnic è stata realizzata non con i fondi dell'attrattore, è stata finanziata con i fondi del PSR. E quindi diciamo la coincidenza è stata che l'abbiamo conclusa quest'anno in concomitanza pure con l'inizio dei lavori e dell'attrattore. Però devo dire, se possiamo fare un po' contare un po' i numeri, è stata utilizzatissima. Praticamente la gente, considerate che qua diciamo ci sono 100 posti a sedere, tra le panchine che sono sopra e le panchine che sono sotto, la gente durante, perché poi ogni panchina ha pure il punto per poter fare sì, diciamo, il barbecue ed altro. Il mese d'agosto la gente qua veniva a prenotare, si veniva ad occupare lo spazio prima, perché altrimenti se arrivavano tardi non riuscivano a trovare spazio. Questa è stata una cosa che è di completa, ora la utilizzeremo come completamente, però è molto utile ed è molto suggestiva, perché poi si trova sul punto Maiorino e c'è una, se si vede la parte della Calabria nei momenti, in giornate limpide si riesce a vedere anche diciamo, la Sicilia, si vedono le isole Eolie, quindi c'è un punto panoramico straordinario. E se noi ci giriamo, vediamo dall'altra parte, da questa parte, ecco qua parte la pista d'O'Neill, sì, quindi la pista delle biciclette. Già proprio la pista, qui? Proprio già qui. La pista sì, è segnalata, già stanno facendo il percorso all'interno, non sono ancora arrivati qua, ma a giorni arriveranno pure sopra. Sì, dico una curiosità, terreni privati o questo è tutto demanio pubblico. Ah, perfetto, sì, quindi sì, non avete avuto problemi. No. Sono sulla parte finale, però andremo su una stradina comunale. Ah, ecco. E anche là l'arrivo è abbastanza adrenalinico, perché praticamente ci troviamo sulla rocca. Si arriva al Belvedere Giardino, all'imbocco nella parte alta del centro storico, quindi poi si può arrivare al centro storico. C'è la parte del centro storico che è arroccato e che quando si scende con questa via comunale si vede il burrone sotto, si vedono le frazioni di Parrutta che sono 300 metri più sotto. Guarda sempre a presso. Sì, sì, sì. Stamattina vado, poi ho fatto il stamattina l'ho fatto pure io. Sono male che ci ha fatto questa mappa. Bellissima! No!
siamo morti. Guarda questo qua marrone.